Cari compagni e cari compagni, amiche ed amici, oggi celebriamo il nostro congresso in una città, un territorio simbolo delle grandi lotte operaie del Novecento. Qui il lavoro, la dignità, la resistenza, i bisogni, le rivendicazioni sindacali, le lotte per i diritti delle donne, la sapienza operaia, la fatica, i sacrifici, il riscatto con le grandi lotte di massa, tutte queste cose si sono incontrate ed hanno convissuto. Un patrimonio immenso che non è solo dei lavoratori e del sindacato, è di tutti. Qui voglio mandare un saluto alla compagna Susanna Camusso, la prima donna eletta segretario generale della CGIL dopo più di 100 anni dalla sua nascita. Per me, all'epoca giovane segretaria della FLC, fu un momento molto emozionante. Susanna ha terminato il suo mandato, come prevede il suo statuto, ma ci auguriamo di poterla invitare in futuro come segretaria del Sindacato Mondiale. Un pensiero va alla nostra cara compagna Zenek, che è mancata da poco. La ricordiamo non con tristezza, ma con allegria. Chi ha avuto l'onore e la fortuna di conoscerla, di trascorrere del tempo con lei, sa che era una persona eroica, vitale e fiera. Una compagna che ha passato tutta la sua vita a lottare con coraggio e a costruire. A guardare al futuro, coltivando la memoria come insegnamento, ma senza nostalgia del passato. Costruire con coraggio. È questa la lezione di Liliana, la ragazzina deportata, la senatrice a vita, di Zenek, l'operaia partigiana, di Mimmo Lucano, di Ilaria Cucchi, esempi di determinazione e amore. È questa la strada da cui ripartire per un futuro migliore, una società migliore, di donne e uomini liberi, responsabili e solidali. Da loro abbiamo imparato, adesso dobbiamo metterlo in pratica. Quindi, come diciamo spesso, al lavoro e alla lotta, compagni. Viva la CGIL, viva il lavoro, viva la Costituzione. Thank you.